Radio 1 presenta Vivi Città 2014, 31esima edizione. Buongiorno da Marzia Leoni che vi parla e da Massimo Vasciaveo che rende tecnicamente possibile questo collegamento. Siamo nel carcere di Rebibbia a Roma, siamo qui perché anche qui sta per partire Vivi Città, la grande corsa per tutti, edizione 2014, anzi saremo noi attraverso la radio, le frequenze di Radio 1 più o meno fra un quarto d'ora a dare il pronti via a questa manifestazione podistica che supera i confini nazionali, promossa dalla WISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti, quest'anno in 45 città d'Italia, 18 all'estero, soprattutto in 24 istituti penitenziari. Uno degli obiettivi di questa edizione è infatti portare alla pubblica ribalta la questione carceri, che ci ha anche fatto finire sotto accusa in sede europea, alla certezza e anche al giusto rigore del castigo. Un paese civile non può non unire il rispetto dei diritti fondamentali della persona. Troppe volte nelle nostre prigioni non succede. Oggi a Rebibbia, in senso figurato, porte aperte, assieme ai detenuti e al personale in servizio correranno anche rappresentanti del mondo di fuori. Con noi, padroni di casa, l'uno sempre, l'altro per l'occasione, il direttore di Rebibbia, Mauro Mariani, il presidente WISP, Vincenzo Manco. Direttore Mariani, qui accanto a me, dove siamo esattamente dentro la struttura di Rebibbia e quanti detenuti ospita questa struttura? Siamo nella cosiddetta area verde, uno spazio aperto dedicato usualmente ad iniziative nei confronti delle famiglie. Si svolgono i colloqui tra le persone recluse e i loro familiari, specialmente quando vi sono presenze di bambini di minori piccoli. E però con l'occasione anche per manifestazioni di questo tipo, in questo caso per attività sportiva, che è un diritto, è un diritto, si colloca all'interno del diritto alla salute, del diritto alla pienezza della vita della persona, pur nell'ambito di un momento così difficile qual è quello della restrizione della libertà. Certo, e problema dei problemi nelle carceri italiane, il sovraffollamento, condizioni di detenzione non sempre entro i ragionevoli limiti. Qual è la situazione? Lei è anche direttore di Regina Coeli. Lo sforzo che l'amministrazione sta facendo è quello di portare i numeri delle persone che sono presenti nelle carceri, io posso parlare per queste grandi romane, nell'ambito di quella che poi è stata la misura stabilita per non incorrere nella denuncia alla Corte Europea. Quindi abbiamo riportato sostanzialmente i numeri intorno a quel discorso dei 3 metri quadri per persona presente. Ecco, ma non quanti, ci accontentiamo. Quanti detenuti? I detenuti sono qui 1.715, intorno a 1.700. Fino a qualche tempo fa erano 1.800 e sicuramente in questo ha favorito le ultime disposizioni di legge, hanno certamente comportato una riduzione, comunque ancora chiaramente non sufficiente del tutto, però sicuramente siamo sulla buona strada. Lo sport a Rebibbia, direttore Mariani? Beh, lo sport è importante per chi vive anche a volte pene lunghe, deve essere qui per tanto tempo, significa riprendere secondo me la propria, riprendersi in qualche modo la propria vita, significa sentirsi bene, significa vivere i valori veri della vita, quelli della lealtà, della sportività, dello stare insieme, nel crescere insieme, e queste sono cose importanti. Rispetto delle regole e poi è anche un modo questo con cui la società esterna viene nel carcere, entra nel carcere e si fa carico dei problemi delle persone che sono qui dentro, e le persone che sono qui dentro vivono quindi un rapporto più
più corretto con l'esterno, non si sentono dimenticati, e questo dal punto di vista anche psicologico sia un fatto di grandissima importanza. Questo oggi è un teatro di gara, ma è stato anche teatro vero e proprio, set cinematografico, qui è stato girato un film importante, sì. Cesare deve morire, beh, per Fratelli Italiani. Altro aspetto che viene curato con molta insistenza è quello dell'attività teatrale. Qui c'è un bel teatro, ci sono 3 compagnie teatrali, e questo è un altro aspetto del trattamento, del reinserimento che va sostenuto veramente, perché fare teatro è anche in modo importante per attivare anche altri valori, il valore che si ha quando si interpretano altre parti, altre situazioni, si prende coscienza che esistono gli altri, si prende coscienza gli altri, ma anche si prende impegno, come l'impegno dello sport significa allenarsi, fare una competizione sana e leale, così anche nel teatro, artistica ugualmente si prende impegno, l'impegno di fare lì, gli allenamenti consistono nelle prove, nell'imparare un copione, certo. Nello stare insieme agli altri, no? Vivere in una compagnia teatrale, quindi tutto questo veramente crea rispetto delle regole ed è una grande scuola di legalità. Perfetto, allora lasciamo il direttore Mariani. Vincenzo Manco, presidente WISP, non è la prima volta di Vivi Città in carcere, però stavolta l'attenzione è massima. Siete stati incalzati dall'attualità? Abbiamo voluto, dopo aver celebrato i nostri 30 anni di Vivi Città l'anno scorso, abbiamo fatto, diciamo, un punto di riflessione a casa nostra, come si dice, pensando a come si potesse dopo 30 anni rilanciare l'idea del Vivi Città e delle grandi iniziative della WISP in genere. E poi sì, abbiamo letto chiaramente questo vento di attualità, come dire, nell'espressione del Presidente della Repubblica, nell'espressione del Papa, e quindi anche su questo tema, diciamo, europeo, appunto della Corte Europea, che parlava delle difficoltà del sistema carcerario italiano. E abbiamo messo a disposizione la nostra competenza. Noi a Rebibbia la prima iniziativa la facciamo nel 1993, la nostra storia, diciamo, nell'attività carceraria, nello sport per tutti nel carcere inizia nei primi anni 80, insomma, quindi abbiamo scritto anche dei libri, insomma. È consolidata, e abbiamo voluto appunto, diciamo, rilanciare sicuramente su questo, per far vedere insieme all'istituzione carceraria che all'interno delle carceri ci sono delle buone pratiche, delle pratiche positive, che attraverso lo sport si possono creare percorsi di emancipazione, di pienezza dei diritti anche della popolazione carceraria. Manco, lei resti qui al nostro fianco, e invece chiamiamo uno dei protagonisti, uno dei detenuti, Fabrizio. Fabrizio è qui da quanto e per quanto ci deve rimanere? Io sono qui da circa 4 anni, poco più, e dovrò rimanere fino al maggio del 2028. Quindi un lungo periodo. Allora, vita in cella, la sua giornata, Fabrizio? Beh, io sono fortunato perché sono uno di quei detenuti che lavora e si occupa di molte attività, quindi sto molto tempo fuori la cella, e il lavoro mi dà la possibilità di non pensare alla lunga detenzione e mi permette di vivere una vita tranquilla all'interno dell'istituto. Che lavoro fa, Fabrizio? Faccio lo scrivano di reparto. Cioè? Filtro le richieste di tutti i detenuti del reparto presso la direzione, cioè tutte le richieste che i detenuti fanno le fanno in carta scritta, in una domandina, la 393, e viene da parte mia, viene inviata nei vari uffici. Accidenti, quindi un compito anche importante. Sport lo faceva prima, lo fa tuttora? Quando ero in libertà lo facevo poco, qui non faccio molto di più. Partecipo al campionato di calcio che l'ispettore Giannelli ha organizzato insieme alla Federazione Gioco Calcio qui all'interno del carcere, e sì, si fa molto sport, quello che si può. Ecco, è facile fare sport qui? Avete strutture, campi? Individualmente sì, perché abbiamo un'area adibita al gioco del calcio, quindi dove quando non ci si gioca ci si può allenare tranquillamente, e noi nel nostro reparto abbiamo anche una piccola palestra. Quindi insomma c'è modo di tenersi in forma. C'è modo di tenersi in forma se si vuole. Grazie Fabrizio, la lasciamo alla corsa, grazie. Allora siamo qui con
l'altra parte della barricata, con il commissario Massimo Cardilli, comandante del reparto di polizia penitenziaria. Comandante, siete stati voi a disegnare il percorso, ce lo descrive che parti attraversa, sì, della struttura? Io ringrazio comunque tutta l'organizzazione della WISP, ci fa molto piacere organizzare di nuovo questo evento che tutti gli anni per noi è una tappa. Abbiamo dispiegato parecchi poliziotti lungo tutto il percorso, circa 30 unità lungo il percorso, tutto il muro di cinta è presidiato. Perché si corre lungo il muro di cinta? Si corre, quest'anno si corre in un circuito interno proprio nell'ambito del perimetro dell'istituto. È un bel percorso che è stato disegnato da un nostro agente che è anche un podista, uno che corre. Quindi e pertanto un competente. Esatto. Voi avete il compito di vigilare, comandante Cattini, ma cooperate anche al recupero e alla riabilitazione dei detenuti. Lo sport è uno strumento utile per la sua esperienza? Le attività sportive sono molto importanti dal punto di vista trattamentale. In effetti questo è uno degli elementi del trattamento penitenziario. Noi coadiuviamo le altre figure professionali dell'amministrazione penitenziaria nello svolgimento di questa attività tutti i giorni dell'anno, mattina e pomeriggio, nei locali aperti e nei luoghi aperti di ogni rispettivo reparto detentivo. Avete delle competizioni interne Sì, quest'anno abbiamo organizzato un bel campionato anche con l'ausilio della Federazione Gioco Calcio Italiana Dilettanti. Il presidente Zarelli è stato così cortese di inviarci anche gli arbitri dell'AIA arbitrare le partite. No, assolutamente, ogni reparto ha formato due squadre, quindi ci sono quattro reparti grandi, otto squadre che fanno questo torneo interno. Bene, complimenti. Grazie, comandante. Grazie. E ora passiamo il microfono a un altro dei nostri graditi ospiti, anzi una signora, Ilaria Nobili, coordinatrice delle attività in carcere della WISP. Ilaria, quale disciplina va per la maggiore? Ma diciamo che il calcio è sempre sicuramente, ma soprattutto perché coinvolge un maggior numero di partecipanti, quindi noi siamo presenti in diversi istituti, sempre con la WISP, quindi al femminile, penale, alta sicurezza, nuovo complesso, terza casa. E qua intanto ci sono grida di festa, acclamazioni. Come dicevo, facciamo diverse attività, quindi calcio, basket, pallavolo, anche scacchi, ma il calcio diciamo è quella un pochino più che ha più seguito, che ha più seguito. E in molti istituti non ci sono le celle, dappertutto ci sono attrezzature e impianti. Sì, ci sono degli spazi adibiti proprio soprattutto per lo sport, la WISP in questo è molto presente. Noi cerchiamo di coordinare le attività sportive ma anche di riuscire a stare un pochino dietro alle infrastrutture, quindi campi, cesti per il basket. In questo devo dire seguitissimi dal presidente Di Girolami della WISP Roma, molto sostenuto da lui queste attività. E c'è partecipazione? Cioè... Assolutamente sì, ci aspettano, loro sono informissime sia per le palestre che per le varie attività. E avete un riscontro positivo di queste vostre attività? Fa bene, a livello sano, in corpore sano, cioè si anche aiuta il recupero. Sì, quindi a livello fisico sicuramente, ma anche a livello mentale. Ma una cosa importantissima è soprattutto adesso, in quest'alta percentuale di stranieri, lo sport abolisce ogni tipo di differenza linguistica, per cui facciamo un po' da ponte anche con la realtà esterna e invita alla fratellanza a stare insieme. Assolutamente, insomma, sì. Ecco, elimina le barriere. Collegato al telefono. Grazie, Ilaria. Grazie. Collegato al telefono con noi il capo dello sport italiano, il presidente del CONI Giovanni Malagò, che è a Napoli a sostenere i tennisti italiani impegnati contro la Gran Bretagna nella Coppa Davis, quarti di Coppa Davis. Bello lo sport dei campioni, ma ancora più bello lo sport di tutti, da incentivare però mettendo a disposizione strutture adeguate e creando occasioni. Che cosa dice presidente Malagò? Buongiorno a tutti, mi scuso se non ho troppa voce. No, la sentiamo forte e chiaro, quindi bene così. Bene. Guardi, mi sono molto piaciute le sue parole, perché insomma chi mi conosce bene sa che sto
sono molto impegnato, sto facendo tutto il possibile per sostenere queste nobili cause. Abbiamo recentemente firmato un protocollo come Comitato Olimpico con il Ministero di Grazia e Giustizia, ci sono tutta una serie di progetti che sono già partiti, pilota su diverse carceri. Sappiamo perfettamente quanto è importante la parola e soprattutto il valore e gli insegnamenti dello sport in questi contesti, e non le nascondo che ci abbiamo soprattutto un occhio di attenzione per i carceri minorili, perché molto spesso ci sono addirittura dei ragazzi che si possono, li dobbiamo recuperare per fare attività sportiva non solo di base, che è fondamentale, ma anche ogni tanto con delle possibilità di ottenere risultati importanti. Lo sport è di tutti, anche però fuori dalle carceri, Presidente. Allora la scuola, i giovani, bisogna fare attività, bisogna invogliare tutti a fare sport, perché fa bene alla salute. Guardi, io ovunque vado oramai una specie di nastro registrato in cui sostengo in tutti i modi, con tutte le energie possibili, questo diktat, questo leitmotiv che lei ha sottolineato. C'è un problema, e lei perfettamente, io non voglio assolutamente declinare responsabilità, però una cosa è la materia di cui si deve occupare il Comitato Olimpico e una cosa è ovviamente i compiti e i ruoli che ha lo Stato, ovviamente attraverso la scuola. Parte tutto quanto da lì. Il Comitato Olimpico però può pungolare, Presidente. Pungolare è riduttivo, guardi, io sto facendo veramente moltissimo, adesso abbiamo portato avanti una serie di ragionamenti che spero che si chiudano entro poco. È fondamentale il lavoro che si può fare con le federazioni, soprattutto a livello regionale, è fondamentale tutto il riscontro degli enti di promozione, il cosiddetto sport per tutti. Devo dire che su questa iniziativa di oggi l'UISP è stata veramente, diciamo, portabandiera. Insomma, io la faccio, tutto questo ce la metto moltissimo. Bisogna allargare il più possibile. Non ci siamo dimenticati però, anche perché li vediamo qui davanti a noi, gli atleti che scalpitano ovunque, aspettano proprio da qui il segnale della partenza. Vincenzo Manco, vogliamo farli partire? Assolutamente sì. E vogliamo che sia il presidente Malagò. Ciao Giovanni, buongiorno a te, in bocca al lupo a te, ad Angelo, per la questione della Davis. È dura, ma ce la mettiamo tutta. Ok. Lo so, ho visto che dura. L'Italia è in svantaggio, ma ci sono gli ultimi due singolari, no? Certo, ancora, certo. Per recuperare. Certo. Presidente Malagò, vuol dare lei il pronti via? Facciamo così, Manco? Sì, facciamo. Quando vuole, un piccolo conto alla rovescia e il segnale della partenza. Allora, Giovanni, guardi, a te. Presidente. Allora, io sono uno scaramantico, al contrario, quindi il numero 13 a me porta bene, scendiamo da 13 a 1 e poi partiamo, va bene? Benissimo, pronti, rapidissimo, quindi un conto. Allora, va bene, allora 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via! 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 Ecco, tutti liberate partiti. Il corpo e la mente. E infatti, sono di corsa e ha preso subito la testa un detenuto, lo vediamo, lo riconosciamo dalla maglietta bordeaux che indossa. Allora, grazie Presidente, grazie Malagò, la lasciamo agli azzurri del tennis e speriamo bene, speriamo che l'Italia vada in semifinale. Complimenti a tutti. Un nuovo buongiorno. Grazie Giovanni, grazie ancora a te. Ciao Giovanni, ciao. Ciao, Manco, grazie. Tanto per avere il presidente della UISP che abbiamo qui con noi, tanto per avere un'idea delle dimensioni di questa manifestazione di Vivi Città, quanti sono i rappresentanti, quanti sono i partecipanti, cioè quante persone abbiamo messo in moto orora? Noi siamo sulle 100.000 persone tra quelle che partecipano oggi e quelle che saranno coinvolte nelle altre iniziative dei prossimi giorni, delle prossime settimane, perché comunque il Vivi Città, soprattutto sul livello internazionale e nelle carceri, proseguirà fino alla fine del mese. E abbiamo che tipologia? La tipologia di chi partecipa a Vivi Città, chi è? Vivi Città partecipano tutti, essendo una corsa competitiva sulla distanza di 12 km, abbiamo
Per esempio un nostro fondista che partecipa all'attività all'iniziativa di Palermo, abbiamo una keniana e un ruandese all'iniziativa di Firenze, una mezza maratona. Questi quindi sono sulla distanza di 21 professionisti. Poi anche le famiglie, in un'iniziativa che facciamo all'interno del Parco dei Boschi di Carrega, per esempio a Parma, la cittadina da dove io provengo, facciamo iniziative di orienteering anche per le famiglie e per i bambini. Quindi diciamo è la vera corsa per tutti, insomma, ecco. E abbiamo qui anche ambasciatore dello sport sociale, Luca Pancalli, ambasciatore dello sport paralimpico ma sociale in senso lato. Una parola, un augurio, un auspicio? Ma l'auspicio è che attraverso iniziative straordinarie come questa si comprenda sempre di più nel nostro paese che lo sport non è soltanto dimensione competitiva ma è strumento straordinario di politiche dell'inclusione, integrazione, prevenzione, recupero. Ecco, questo auspicio dovrebbe portare con sé anche maggior consapevolezza da parte delle istituzioni nazionali e locali. Grazie Pancalli, bene, lasciamo chi corre alla sua fatica, non li vediamo più, quindi saranno lungo le mura esterne appunto a darsi battaglia gli atleti di Rebibbia.